è il fatto che, come vedete scritto su, c'è scritto la Costituente, cioè questa verso la Costituente, questa giornata non è stata organizzata da Alternativa Libera oppure da Percorso Comune oppure da Linea Civica o da qualsiasi altro partito. Tutti insieme. È una cosa che nasce dal desiderio di tutti quanti, di noi fuoriusciti, se ci vogliamo chiamare così. Quindi non c'è una veste o un colore particolare oggi, o un gruppo, un'etichettatura particolare. Quello che è emerso nel gruppo della struttura è infatti quello di dire che qualunque sia la struttura finale, non sarà il confluire in Alternativa Libera, ad esempio, che è quel gruppo che è più grosso oggi, ma sarà da decidere se confluire in un'associazione nuova, che magari avrà un nome che sceglieremo alla fine, oppure è comunque una decisione di insieme, non sarà l'obiettivo quello di confluire in Alternativa Libera perché è il gruppo più grosso. Quindi questo deve essere un obiettivo chiaro, che il nome attualmente non esiste, è un percorso che stiamo facendo in questa direzione. Che dire, grazie, grazie davvero a tutti, grazie a tutti i gruppi che hanno partecipato, grazie agli organizzatori. Un particolare ringraziamento personale lo voglio fare a due persone, a Matteo Gozzi e a Michela Morelli. Scusatemi, abbiamo lavorato tutti per tutto questo, ma loro si sono veramente spesi un po' di più degli altri, gli va riconosciuto. Oggi a mio avviso abbiamo messo un tassello, no? Oggi siamo stati un po' come quei seminatori, abbiamo messo il semino e quindi, come natura vuole, occorre del tempo per raccogliere dei risultati e non dobbiamo aver fretta, perché noi vogliamo fare un buon lavoro al servizio della cittadinanza e quindi questo ci richiede del tempo e dobbiamo dedicare tutte le energie necessarie perché questo avvenga, senza appunto aver fretta, senza personalismi, perché stiamo cercando di fare una cosa importante, dare delle risposte a questo paese che ne ha bisogno e lo dobbiamo fare in modo consapevole, in modo responsabile, con tutto il tempo necessario. Però a mio avviso oggi un traguardo l'abbiamo raggiunto, un primo traguardo, quello di essere un piccolo tassello all'inizio di un percorso. E quindi siamo riusciti a ricreare quella rete fra i cittadini, il territorio e le istituzioni. Io personalmente sono una consigliera nel Comune di Firenze, oggi qui dentro c'erano tanti altri rappresentanti nelle istituzioni, c'erano tanti altri consiglieri in comuni più o meno piccoli, c'erano anche dei rappresentanti in Parlamento, sia alla Camera che al Senato. Allora io chiedo a questa Assemblea, proprio come consigliera comunale, vorrei sentire che questa Assemblea mi legittima come rappresentante nelle istituzioni, vorrei sentirmi portavoce di una nuova base che parte dei principi che in qualche modo non abbiamo mai abbandonato, perché dai lavori di gruppo sono venute fuori le nostre tematiche, l'ambiente, i diritti universali, i diritti dei lavoratori, la sovranità, quindi il lavoro, la tutela della salute, sono state queste le tematiche che abbiamo affrontato. Allora io vorrei siglare, a partire da oggi, da questo primo tassello, che chi è oggi presente nelle istituzioni ha comunque una base di riferimento che comunque appunto ci legittima a star lì a portare avanti questo lavoro. Grazie.